Eccoci, bentornati. Allora, il lievito che abbiamo rinfrescato questa mattina è più che raddoppiato e adesso andiamo a fare l'impasto per la pagnotta con le patate. Faccio una piccola premessa: essendo appunto un impasto con le patate, dato che la patata ha la brutta abitudine di fermentare dopo un certo tempo a temperatura ambiente, questo è un impasto che per me va tassativamente fatto con l'aiuto del frigorifero, soprattutto andando verso le temperature calde, magari d'inverno, in pieno inverno, è perdonabile anche fare questa pagnotta con una farina debole in giornata senza usare il frigorifero. Però quando la temperatura ambiente inizia a essere un po' più alta, un po' più altina, diventa rischioso perché appunto la patata purtroppo tende a inacidire, a fermentare. Quindi il mio suggerimento è di utilizzare una farina adeguatamente forte per resistere in frigo almeno una nottata. E io ad esempio utilizzerò farina zero, si può usare farina zero, farina Manitoba, ecco, magari non eccessivamente forte perché comunque, oddio, dipende un po' da quanto tempo volete tenere in frigo, però la patata in sé tende a inacidire anche in frigorifero, quindi per me deve essere una lievitazione abbastanza lunga, quindi farina abbastanza forte da reggere una lievitazione di almeno per dire 12 ore, ma non troppo forte perché se la lievitazione è troppo lunga, comunque la patata inacidisce anche in frigo. Quindi per me è un buon compromesso utilizzare una farina zero o una farina mista zero semola, integrale semola, però la semola deve essere meno della metà. Per intenderci, non carichiamo troppo di forza l'impasto perché altrimenti rischiamo di avere un prodotto non buono. Quello che andremo a utilizzare appunto sarà mezzo chilo di farina zero, 100 g di patata lessata e schiacciata, quindi peso al netto della buccia, peso solo della parte già schiacciata, 100 g, acqua circa 280-300 grammi, io ne aggiungo poca, probabilmente non la, questa è intorno a 300 grammi, probabilmente non la adopererò tutta perché dipende molto da come si comporta la patata. Se le patate sono rilasciano più acqua, quello dipende proprio dalla tipologia della patata. Noi abbiamo in Abruzzo la patata di Avezzano che ha una pasta gialla molto, molto compatta e a me piace fare il pane con questo tipo di patata perché è farinosa ma compatta, quindi riesce a dare un ottimo, si comporta bene nell'impasto. E poi utilizzeremo 100 g di lievito già raddoppiato o più e il sale immancabile. Non mettiamo il miele appunto perché non faremo una lievitazione molto tirata, cioè non farò 36 ore di lievitazione. Quindi non è indispensabile anche perché comunque la patata di suo ha comunque dei zuccheri che aiutano a sostenere l'impasto. Troppo lievito. Ho detto 100 grammi, non 150. Ok, questo poi il resto lo rinfrescherò per conservarlo. Ok, quindi andiamo a procedere come di solito. Questo è il nostro lievito. Facciamo la solita fontana con la farina. Come sempre vi annoio con lo scioglimento del lievito nell'acqua. Cerco di fare pezzetti piccoli così ci metto meno tempo. Dicevo, le patate di Avezzano sono un ottimo prodotto, io vabbè sono, essendo abruzzese, tendo a volere bene ai prodotti locali, però oggettivamente è proprio un tipo di patata molto buono, un po' come parlare dei legumi nelle montagne marchigiane, ma non solo, in realtà anche le montagne abruzzesi hanno ottimi legumi. Vabbè, diciamo che un'ottima tipologia di patata, ecco. Quindi andiamo a spezzettare il nostro lievito. Mettiamo, allargo un po' il vulcano, se no qui sto un po' stretta. Andiamo a mettere
un po' d'acqua, poi si iniziamo a sciogliere il lievito. La farina zero è anche utile per avere un'alveolatura un po' più grande. O meglio, allora, l'alveolatura dipende sia dal lievito che dalla farina che dal grado di idratazione dell'impasto. E con un giusto grado di idratazione, la farina zero tendenzialmente tende a fare delle belle bolle all'interno del pane. Io adesso non so se il tipo di pane è molto aperto all'interno è di vostro gusto, a me personalmente non fa impazzire perché quando vado a metterci l'olio si scappa tutto dai buchi, quindi tendo a preferire il pane con un'alveolatura più stretta, ecco, perché sarebbe un po' la ragione per cui adoro il pane di semola, che esce un po' più compatto. Però magari a breve potrei anche fare un bel tutorial di un pane che tendenzialmente esce a grande alveolatura. Allora, iniziamo piano piano ad aggiungere più acqua, però non troppa. A un certo punto, quando abbiamo messo ancora meno della metà dell'acqua, andiamo ad aggiungere le patate. Così iniziamo a sciogliere queste patate, non nel senso che si sciolgono, però ecco, come dicevo prima, queste tendono un po' a sfarinarsi. Iniziamo ad amalgamarle con il lievito e con la farina. Bene, comunque dicevo che anche questo pane che stiamo facendo tende un po' ad avere un'alveolatura un po' più grande. Rispetto al pane di 100% semola, almeno, ecco. Ok, sposto un po' il sale, se no lo coinvolgo nell'impasto con tutta la ciotolina. Mettiamo un altro pochino d'acqua. In genere le patate appunto di Avezzano sono abbastanza asciutte, quindi tirano, come si dice a queste parti, raccolgono più acqua. Se avete patate diverse, magari possono risultare un po' più acquose e quindi possono richiedere un po' meno acqua all'impasto, quindi vi suggerisco sempre di inserirla poco alla volta e mano a mano con le esperienze e con i tentativi vi renderete conto di quando basta mettere acqua, nel senso ok, basta così, e quando invece è ancora necessario aggiungere. Inserisco un altro goccino d'acqua, secondo me un altro pochino la riesce a prendere ancora. Vediamo se possiamo sistemarmi questa manica che continua a scendere. Una lavorazione molto simile a questa, per non dire identica in realtà, è il pane con la zucca. Anche se io personalmente il pane con la, dato che la zucca tende un po' meno, un pochino meno a fermentare rispetto alla patata, tendo anche a fare un impasto con molta semola. Invece quello con le patate cerco di farlo sempre con una farina debole, non uso la 00 perché comunque passa in frigo e per me la 00 si rovina più facilmente passando in frigo, cioè è più facile che passi la lievitazione, ecco, più che altro. Quindi siccome io tendo a dimenticarmi anche come mi chiamo, lasciare in frigo un impasto con la farina 00 per troppo tempo equivale a distruggerlo. Quindi siccome non mi fido di me stessa, ecco, è un tipo di farina che cerco di evitare quando l'impasto deve andare in frigo. Lo uso tanto quando, ad esempio, devo fare un impasto in giornata di pizza, cose così. Però non lo preferisco per le pagnotte, ecco. Però escono comunque buone pagnotte anche con la farina 00. L'importante è gestire bene la lievitazione. Ok, iniziamo a fare la nostra
Se sentite ancora qualche grumettino di patata, non è un grosso problema perché comunque andando adesso a impastare verrà appunto schiacciato all'interno dell'impasto, ecco. Mi rendo conto alle volte che uso una terminologia pessima. Però vabbè, so che voi siete tanto bravi e buoni, più o meno capite lo stesso quello che voglio dirvi. Ok, allora. Diciamo che l'impasto non deve venire durissimo e non deve venire morbidissimo, cioè non deve essere cioè non stiamo facendo un pane alta idratazione, stiamo facendo una pagnotta normale, diciamo, non deve essere troppo morbida, neanche troppo consistente, ma diciamo che la cosa più importante è che non sia troppo morbida. Finito l'acqua, però il piano B, oh, vabbè. La boccetta d'acqua fuori inquadratura. Finisco a raccogliere la farina. Così. La vado a inserire nell'impasto già umida. Cioè, più che altro già un po' assorbita. Sto parlando di acqua, non di farina. Ok. E andiamo a lavorare. Olio di gomito. Home fitness, dato che in questo periodo va di moda. E andiamo a lavorare fino ad avere un impasto elastico e consistente. Dopodiché lo trattiamo come una solita pagnotta, quindi quando avremo fatto un impasto abbastanza elastico, faremo riposare una mezz'oretta abbondante sotto una ciotola. Io uso la mia cara ciotola di vetro sferica, se emisferica, che è mezza sfera. Dopodiché, passata questa mezz'oretta, si farà un giro di pieghe. Si aspetterà un'altra mezz'oretta abbondante, tre quarti d'ora, anche un'ora. Si farà un'altra piega. In realtà anche sul numero delle pieghe ci sono diverse scuole di pensiero, ci sono chi ne fa tre, chi ne fa due, un po' dipende anche dalla consistenza dell'impasto. Per la consistenza classica che ha l'impasto del pane, io personalmente faccio due pieghe, però non va vieta di farne tre, ecco. Va benissimo farne anche tre, in pratica. E comunque tra una piega e l'altra si aspetta sempre quella mezz'oretta abbondante, tre quarti d'ora. Stavo per dimenticarmi il sale, quindi inseriamo anche il sale, se magari scende tutto. Ok, queste mani che mi stanno facendo arrabbiare oggi pomeriggio. Dicevo che basta che tra le varie pieghe passino sempre quei 30-45 minuti, anche un'ora va bene, perché durante quel tempo di riposo l'impasto recupera un po' la sollecitazione che è stata. Cioè, allora, nella questione di deformazione, quando noi andiamo a fare le pieghe, andiamo a creare uno stato di tensione all'interno dell'impasto, un po' come quando si piega un materiale. Quando si piega un materiale si fa una deformazione plastica al materiale che viene piegato. Però qual è la differenza? Che mentre un materiale è una cosa inanimata, quindi alterando la forma, cioè andando a fare una deformazione, si altera proprio, cioè, per far recuperare la deformazione bisogna ricorrere a alcuni trattamenti specifici. L'impasto è un elemento vivo, quindi che succede? Che quando noi andiamo a fare queste pieghe, creeremo uno stato di tensione all'interno dell'impasto che l'impasto da solo, essendo vivo, riesce a recuperare con il riposo. Se andiamo a fare le pieghe tutte una affilata all'altra, quindi tutte insieme senza pause, succede che l'impasto non riesce a recuperare
tutte queste deformazioni e si deteriora, poi si strappa, non diventa troppo rigido, non si riesce a lavorare. Allora è importante appunto far aspettare questa mezz'ora, 40 minuti, tre quarti d'ora, un'ora tra le varie pieghe. Aspettare di più, cioè aspettare 3 ore. Viceversa diciamo un po' inutile perché poi parte la lievitazione e andare a fare ulteriori pieghe equivale a smontare un po' il lavoro che sta facendo il lievito. Quindi è ottimale fare questa mezz'ora, massimo un'ora di pausa tra le pieghe e poi lasciare il pane lievitare per fatti suoi. Allora, andiamo a chiudere il nostro impasto. Ok, andiamo a fare la nostra palla. Ok, adesso lo facciamo riposare appunto una mezz'oretta, poi farò 2 giri di pieghe. Dopo aver fatto la seconda piega, che però può essere anche la terza, quando verrà fatta l'ultima piega, si metterà in frigo. No, scusate, fatta l'ultima piega, si aspetterà quella mezz'oretta, tre quarti d'ora sempre, e poi lo metterò in frigo fino a adesso stiamo a metà pomeriggio, lo terrò in frigo fino a domattina. Poi domattina lo caccerò dal frigo, se sarà raddoppiato bene, altrimenti aspetterò comunque che finisca il raddoppio, lo formerò e lo metterò a fare l'ultima lievitazione, sempre in frigo, per poi fare la cottura. Questo però ve lo mostrerò domani, insieme all'impasto della pizza alta idratazione. E grazie mille e buon divertimento!